Buongiorno a tutti! So che c'è una bicicletta qua di fianco a me, non chiedetemi perché, abbiamo affittato questa casettina carinissima per le vacanze, ma adesso approfittiamo della cucina per preparare delle polpette di bisonte, quindi qualcosa di chetogenico e inusuale, ma veramente facili e buonissime. A dopo! L'ingrediente principale è la carne macinata di bisonte, ma potrete usare quella di qualsiasi animale. Poi del prezzemolo e della scorza di limone. Questi due ingredienti daranno freschezza alle polpette. Infine avrete bisogno di un po' di parmigiano grattugiato, sale con le vostre spezie preferite e anche del burro e della panna per formare una buonissima crema, una salsa deliziosa e molto chetogenica. Iniziamo insaporendo la carne con del sale e delle erbe aromatiche. Ogni volta che viaggio mi porto questo barattolino che ha sia il sale che le spezie, quindi ho tutto in uno. C'è anche del peperoncino, perciò i piatti saranno molto saporiti. Ora grattugiamo il parmigiano. Sapete che è molto meglio farlo al momento, soprattutto qua negli Stati Uniti, dove nel parmigiano già grattugiato aggiungono spesso la cellulosa per evitare i grumi e addirittura gli antibiotici per evitare la muffa. Quindi mi raccomando, sarà molto più buono e molto più sano. Per la scorza del limone potrete utilizzare la stessa grattugia. Come vedete, io giro il limone molto spesso perché ci serve solo la parte gialla e non quella bianca che è un po' amara. Vi sarete accorti che non sto pesando nulla, infatti utilizzando questi ingredienti le polpette verranno comunque buone. Inoltre vi consiglio di essere un pochino più generosi con le cose che vi piacciono, in questo modo personalizzerete il piatto e sarà sempre chetogenico e perfetto per voi. Ora sminuzziamo il prezzemolo il più finemente possibile. Lo aggiungiamo a tutti gli altri ingredienti e il nostro mix sarà pronto per iniziare a formare le polpette. So che non è la cosa più bella da guardare, ma è veramente divertente ed è il modo più facile per formare le nostre palline. Quindi non esitate e utilizzate le mani. Inoltre, se cucinate con i vostri bambini, sono sicura che si divertiranno tantissimo e avrete molti aiutanti volontari. Oggi sto cucinando per me e per mio figlio che ha 20 anni, quindi considerate che questa ciotola è sufficiente per due persone. Umberto però mangia abbastanza, quindi sono due porzioni generose. Un consiglio importante è quello di fare delle polpette piccoline perché non contenendo pane potrebbero risultare un po' asciutte all'interno, ma la chetogenica è una dieta ad alto contenuto di grassi, quindi se non saranno grandissime, cucinandole con molto grasso risulteranno addirittura più buone delle normali polpette. Inoltre, non avendo il pane, non contengono neanche glutine, quindi sono perfette sia per persone con celiachia che per persone che seguono appunto la chetogenica.
Le nostre 15 polpettine sono bellissime e pronte per la cottura. Oggi, come sapete, utilizzerò del burro e il fuoco lo terrò a potenza media. Infatti, sia con il burro che con l'olio extravergine d'oliva bisogna stare attenti a non raggiungere il punto di fumo. Se amate e utilizzate il ghee come molte persone che seguono una dieta chetogenica, cioè il burro chiarificato, sappiate che questo alimento può raggiungere temperature molto più alte. Le nostre polpette si stanno dorando e siamo fortunati perché sia la piccola dimensione che il fuoco a potenza media ci permettono di cuocerle senza aggiungere il coperchio. In questo modo saranno croccanti e saporitissime perché non vengono cotte con il vapore, quindi non sembreranno bollite, ma saranno belle abbrustolite. Adesso le giriamo tutte dall'altra parte, aspettiamo qualche minuto, aspettiamo che inizino ad attaccarsi un po' al fondo della padella e sapremo che è il momento perfetto per aggiungere un pochino di panna liquida. Questa è panna liquida fresca, quella che utilizzando le fruste si monta e diventa panna montata. Solitamente ha tra un 35 e un 40% di grassi e un 3% di carboidrati. Come probabilmente avrete già notato, sto ovviamente preparando anche il contorno. Oggi ci saranno degli spinaci, ma per renderli perfetti per le nostre polpette, li sto cucinando sempre nel burro. Inoltre aggiungerò un po' di succo di limone in modo che richiamino il sapore della scorza di limone grattugiata nelle nostre polpette. Ora pochi minuti per far addensare la salsa e il nostro pranzo sarà pronto, buonissimo e chetogenico. Nove polpette per mio figlio e sei per me. Gli spinaci e il nostro pranzo chetogenico sarà prontissimo. Se vorrete renderlo ancora più chetogenico aggiungendo più grassi e nessun carboidrato, vi consiglio di mettere del parmigiano grattugiato anche sugli spinaci. Ma oggi è una giornata calda estiva e per noi va benissimo così. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate al mio canale. Ci vediamo qua con un video chetogenico in italiano ogni venerdì, ma anche con lo stesso video in inglese il lunedì e in spagnolo il mercoledì. Grazie mille a tutti quelli che si sono già iscritti. Oggi vi porterò con me sulla spiaggia principale di East Hampton, chiamata Main Beach. È gigantesca, bellissima, con spiaggia fine e un oceano meraviglioso. Quindi se anche voi amate andare al mare, continuate a guardare il video e non ve ne pentirete. Spero che un giorno abbiate l'occasione di venire anche voi a visitare questi luoghi bellissimi.